Allora, buonasera, abbiamo appena completato la presentazione di La Vittoria che nessuno sa con Angela Jankowska e Vittoria Scasano. Siamo stati anche aiutati, supportati da Filippo Roma delle Iene. Una presentazione molto bella. Io mi rivolgo prima ad Angela. Cosa ti ha lasciato questa presentazione? È stata corale, divertente. Mi sono piaciute le domande della Iena, perché lo vedevo inquieto da uomo, cioè si stava facendo domande sul dolore dell'operazione, non ha avuto il coraggio di chiederlo, sono sicura. E poi le voleva domandare, ma tu sei veramente sicura di aver fatto la cosa giusta? Perché ovviamente il maschio che è lui, capito, si ribella a questa scelta. Ma è stata molto bella e anche emozionante, no? Perché ci sono stati dei passaggi inevitabili, insomma, sia nel libro da leggere che invece Vittoria, che come una vera diva sei arrivata anche in ritardo, ma è vero, ero puntualissima. cosa ti ha lasciato questa presentazione? Ma ti dirò, la presentazione più divertente che abbia mai fatto, perché in realtà mi emoziono sempre, perché la sottoscritta, la Jankowska, mi fa sempre piangere. Forse stasera Filippo Roma ha smosso un po', no, le energie, quindi mi sono divertita, l'ho visto così un po' come una festa, tanti amici. È sempre bello leggere questo libro, non perché l'abbia scritto io, ma perché tutte le volte mi emoziono. Penso, tutte le volte l'ultima volta che l'ho letto stavo andando a Milano, l'ho letto tutto in 3 ore, perché l'index legge in 3 ore, piangevo come una disperata leggendo la storia della mia vita, cioè penso alla schizofrenia. Insomma, vabbè, chiamerò un bravo analista. Questo significa che è scritto bene e che quindi è un libro da comprare. Cattatevi libro. Una cosa che non vi ho mai domandato, ho avuto modo di chiacchierare, siamo stati insieme. Quanto ci avete messo insieme? Allora, la nostra frequentazione è durata un anno, in realtà proprio il tempo per scriverlo 5-6 mesi, perché poi comunque ci incontravamo nei weekend, andavamo in vari bar austriense, oppure al Pigneto, che abbiamo insomma frequentato. È stato così un libro scritto per un aperitivo, una cena, una giornata in piscina, un po' così. Sì. Due amiche che si raccontano senza mai alzare troppo il gonfio, perché sennò... Assolutamente, io sono astemia. Io pure. Abbiamo parlato durante la presentazione del testo diverso, nel senso rispetto a quello che scrivi normalmente, però mi dicevi anche che in fin dei conti per certi versi segue un filo conduttore che è lo stesso di quello che scrivi normale. Cioè, normalmente, non sono schizofrenica, ma c'è una logica, diciamo, in quello che faccio, e quindi è in qualche modo la storia finale, forse quella lieto fine, no? Un percorso di storie drammatiche che hanno sempre uno spiraglio di positività, in cui il principio base è la libertà di scelta e la scelta di essere liberi, di essere se stessi. Quindi il massimo dell'espressione della libertà di scelta è Vittoria, una persona che nasce in un contesto, in un modo, è uomo che decide di essere donna. Storie di 'ndrangheta, la libertà di scelta è uscire da quelle famiglie e fare il percorso di presenza. Sono uscita da me stessa e ho fatto un percorso di bellezza anch'io. Ok. Ascoltami, ma il prossimo libro lo scrivete su di lei? In realtà abbiamo già un'idea per il prossimo libro, ma non la diciamo. Me la deve comunicare. Ah, ok, non l'ho detta neanche a lei, ma è talmente segreta che non l'ho detto. Cioè, l'avete insieme, però lei ancora non lo sa. Non lo so. Esattamente. Okay. Ho un impegno per l'anno prossimo e non lo so più. Due, allora, prima di chiudere vuoi dire qualcosa? Ho visto che hai lanciato un sacco di messaggi. Sì, il messaggio più importante credo sia questo: amatevi per quello che realmente siete, dando agli altri la possibilità di amarvi per la vostra verità e non per la maschera che indossate. Penso che abbiamo detto tutto. Non possiamo aggiungere altro. Stasera siamo anche molto più seri nel video, perché l'altra sera eravamo... Non ricordiamolo però al nostro pubblico. Ma tanto ci hanno visto, quindi non possiamo negarlo. Siamo anche persone serie. Siamo anche persone serie. Io però anche da persona seria vi mando un bacino. Buona serata. Un saluto a tutti. I seri possono anche essere giocherelloni. Ciao.